Assessore Santavenere, il 16 luglio a Pescara ci sarà questo importante appuntamento dell'Adriatic Coast Day, tutto si svolgerà nella mattinata proprio del 16, un appuntamento importante con presenze importanti a Pescara. Sì, il giorno prima infatti arriveranno i nostri partner europei della Slovenia, della Croazia e del Montenegro, sono tutti esperti biologi marini, avremo anche la presenza di un'importante scienziata sul campo appunto della tutela della biodiversità che è Caterina Fortuna, che siede a tutti i tavoli internazionali rappresentando il Ministero dell'Ambiente, quindi il nostro Stato. Sarà ovviamente una giornata di studi, quello del 15, in cui ovviamente entreremo nel vivo di quello che è il progetto europeo, quindi Adriatic Plus, che è ovviamente un progetto che è all'interno di IPA Adriatic. Adriatic Plus vuole appunto portare al centro il mare e tutte quelle che sono le buone pratiche che sull'Adriatico possiamo mettere in campo. Ovviamente l'obiettivo è quello di creare un osservatorio in cui ognuno di noi, cioè gli esperti, quindi dalle istituzioni, ma soprattutto appunto gli esperti che arriveranno, potranno dare il proprio contributo. Ma in questa giornata del 16 noi vogliamo aprirci la cittadinanza, perché il messaggio è questo: coinvolgere e ristimolare, risvegliare il senso di appartenenza. Il mare di tutti è una grande risorsa e, come ho detto in più slogan, la goccia che noi rappresentiamo, tante gocce messe insieme possono fare la differenza per il nostro mare, e quindi faremo tante attività presso l'Arena del Mare. Ci sarà Legambiente, Mare Vivo, WWF, perché vogliamo che tutti i cittadini possano in quella giornata davvero essere con noi e insieme parlare del mare. Quindi è una grande opportunità che l'Unione Europea ci dà con questo progetto e noi lo vogliamo cogliere fino in fondo. Quindi sarà una giornata anche, come dire, nello stare insieme, di riflessione. Ed ecco perché appunto il flash mob delle 12. Diamoci la mano, uniti insieme verso il mare, ed è appunto questo rivolto soprattutto ai bambini, perché i bambini saranno ovviamente il futuro e noi dobbiamo lasciare loro ovviamente un'eredità il più possibile positiva.